Presidente, in un solo giorno è partito questo 112, già 8.000 chiamate, insomma, da Varese si sta estendendo in tutta la Lombardia. È un'esperienza molto interessante, l'ho lanciata io da Ministro dell'Interno al 112, numero unico d'emergenza, facendo una sperimentazione a Varese, ha funzionato, è estesa da qualche giorno a Milano. E il progetto è di completarla in tutta la regione. Questo è l'uomo che dovrà completare il progetto. Sta procedendo bene, mi pare, stiamo risolvendo le criticità ed è l'innovazione, il modello migliore che c'è in Italia, attuando una direttiva europea e da qui potrà essere esteso a tutta Italia. È utile per i cittadini, riduce i tempi d'attesa, i tempi di intervento, salva vite umane, riduce i costi. Meglio di così. O no? Sì, i costi sì, anche il resto. Dal 2015 poi sarà anche sulle automobili, c'è un progetto anche questo? Sì, sì, visto che funziona lo estendiamo a tutto e a tutti i sistemi, quindi e c'è una grande collaborazione tra le istituzioni, il Ministero dell'Interno, Polizia, Carabinieri, la Regione, il 118 e Vigili del Fuoco, il 115, e chiunque fa uno di questi numeri, i numeri che siamo abituati a chiamare, risponde questo call center cosiddetto laico, perché non è di nessuno ed è di tutti, e da qui poi vengono smistate nel modo giusto, quindi una novità molto importante, molto utile, e sono molto soddisfatto perché ho dato io l'impulso a questa iniziativa e adesso noto che si sta diffondendo, perché vuol dire che funziona. Può darci qualche cifra, il taglio dei costi? Sì, pensate solo che invece di 12 per 4 centrali operative, una per ogni provincia di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e 118, ce ne saranno 3 in Lombardia, quindi 12 per 4 fa 4 per 2, da 48 a 3, e il risparmio è evidente nei numeri. Secondo, si è notato nella sperimentazione di Varese una drastica riduzione delle chiamate, perché sono eliminati i raddoppi. Chi per lo stesso incidente chiama il 112, chi chiama il 113, adesso finiscono in un'unica centrale, quindi si riconosce che le due chiamate sono per lo stesso incidente, questo migliora il servizio e riduce i tempi di intervento, e salvando vite umane. Quindi c'è un risparmio dei costi, perché la riduzione delle centrali operative, c'è un risparmio anche di tempi e quindi solo benefici. A primavera dell'anno prossimo sarà attivato la terza centrale, quella che governerà, che coprirà le province di Brescia, Mantova, Cremona, Lodi, Pavia, e quindi la copertura della Lombardia sarà completa. Prima e unica regione ad attuare il modello europeo 112, numero unico di emergenza. Anche in questo la Lombardia è un'eccellenza. Si è cominciato in Lombardia perché l'allora ministro dell'Interno, non so se vi ricordate chi era, ha deciso di fare le cose sul serio e quindi si è partiti. E adesso siamo a due terzi. Non è chiara, chiarissima. Sì. Le persone quanto tempo avranno? Ora vengono reindirizzate, no? Fanno il 118, vengono reindirizzate sul 112. Quanto tempo avranno per capire, imparare che bisognerà fare solo il 112? No, qualunque numero viene fatto viene reindirizzato al 112, quindi rimarranno i numeri fino a che si decideranno, ma non è un problema, perché anche quando poi non saranno attivi uno potrà continuare a fare i numeri di emergenza e saranno reindirizzati qua. Parte da Varese nel 2010, oggi Varese ha 3.800.000 abitanti, perché ha Como, Lecco, Bergamo, Sondrio per il 118 e Monza Brianza. Invece parte, in realtà da ieri pomeriggio, parte la provincia di Milano, quindi tutto quello che è lo 02, i prefissi telefonici, si va in base ai prefissi telefonici, tutte le chiamate sul prefisso telefonico 02 cadono qui, sia per il 113 che per il 112 che per il 115 che per il 118. Il personale del 118 cosa cambia? Quali vantaggi, anche quale semplificazione in un certo senso ci sarà? Lo stesso vantaggio che hanno, anche se
in quota diversa, in proporzione diversa, che hanno anche le altre amministrazioni. C'è un filtro sulle chiamate inappropriate. Le chiamate inappropriate si fermano nella centrale del 112. Vengono inoltrate solo le chiamate pertinenti per la singola amministrazione.